Finale dei 100 metri maschili. Si torna in pista ancora per la velocità e se lì avevamo una sfida 2 fantastica, qui direi che abbiamo una sfida almeno a 4 a 5. Eh sì. Se ecco vogliamo qui, restringere ecco qui. Guarda come sta bassa qui. Guarda che è i passi, così. Passi, e poi no, ha la qui ha delle frequenze formidabili. E qui nella corsa lanciata non è male la cosa. Tu, sì. Gara vinta dove avrebbe dovuto essere, ecco, dove avrebbe dovuto perderla. Avrebbe potuto perderla, l'ha vinta lì. In partenza. Ecco. E quindi insomma vittoria netta, perché insomma 14 centesimi sono tanti. Allora, qui, Chambers e qui invece c'è un bel qui c'è un ce n'è di dubbi, abbiamo lì c'era la pasta asciutta e la carne, qua c'è anche l'antipasto, il contorno, il dolce e il digestivo abbiamo in questa gara qua, c'è un po' di tutto. Anche se magari i soldi dai li ripuntiamo ancora 50 euro su Chambers. Non lo so, per quello che abbiamo visto sì, però sì. Io questo signore a proposito di canaglie, come la Jones prima, Maurice Greene, non lo so, non mi fido. Poi, attenzione, corrono fianco a fianco, e Chambers continua a dire ancora adesso, e Montgomery no. Greene è il riferimento, e poi c'è anche Montgomery, però Montgomery ha una paura folle di Greene, lo soffre, ma l'ha detto apertamente, forse anche per cercare però, di togliersi questa paura, ha detto... Però... soffro psicologicamente Greene, però un Greene non imbattibile come è stato negli ultimi periodi, può darsi che sia meno, che venga sofferto. Sean Crawford in corsia 1, cresciuto un po' muscolarmente Crawford nell'ultimo anno rispetto ai mondiali dell'anno scorso. Sua maestà Fredericks in corsia 2, in teoria non dovrebbe entrare nei 3, no? No. Poi non però, è però non lo so, perché se gli altri si imballano un attimo, qualcuno ha un po' di tensione in più. Vediamo anche le due gare come hanno pesato, certo. Perché non è una mitica una gara sua. Mark Lewis Francis in corsia 3, grandissimo può talento. Fare di tutto, sì, può fare di tutto, capace anche di praticamente smettere di correre negli ultimi metri e farsi superare da 3 persone, come ha già fatto in passato. In corsia 4 c'è Dwayne Chambers e va per la vittoria, è sembrato devastante nella batteria. Sì, al suo fianco però Maurice Greene è carico, è carico. Faccio da cattivo anche, faccio da cattivo, l'altro si aggira, lingua di fuori, ma è carico anche lui. Cosa dici Giorgio, è carico o no? O fa un po' di scena? Tira fuori un po' la lingua. Non so, ti ho detto se sta, ha messo una cassetta non lo so. Montgomery a me non mi ha lasciato, cioè mi ha lasciato anche a me ha lasciato dei dubbi, una sensazione di buona fluidità ma non di strapotenza, no. Però vediamo. Montgomery se la può giocare benissimo, sì, sì. Diciamo che le ultime tre corsie, la 4, la 5 e la 6, sono le tre corsie per la vittoria sulla carta. Chambers, Greene e Montgomery, con Chambers che parte. Io guarda, darei 40, 40, 30, 40, 35, 25. 40 a Chambers, 35 a Greene e 25 a Montgomery. A Montgomery. Beh, poi un big velo, stiamo parlando delle... parterre de roi qua, ci sono tutti, questa è una finale olimpica, una finale mondiale, cosa, quello che volete dire, cioè, qui se sbaglia grandi... se sbaglia mezzo passo magari uno... non vince uno, no, però sul podio, possono saltare quasi tutti, quello che becca la grande partenza è in serata, può saltare sul podio, magari non sul gradino più alto, però si può inserire. Mamma mia, Chambers ha una faccia. Io credo gara, Antonio, da sotto i 10, ma non mi aspetto, però a meno che il vento non sia clamorosamente girato, come anche nelle donne, ha vinto con 10,97. Quindi. Mezzo metro di vento contrario per le donne. Qui potrebbero fare esattamente magari anche un secondo in meno, 9,97, 9,95 abbiamo visto. Così mi stupirei se il vento fosse contrario andassero sotto i 9,80, però qui ci saranno tanti particolari. E anche qui conterà soprattutto la testa, certo, poi le gambe, perché abbiamo visto qua. Bisogna correre. Chambers in 4, Greene in 5, Montgomery in 6. Questi tre favoriti per la vittoria. Partenza valida, finito il primo colpo, Greene addirittura ha perso quasi l'appoggio, ma è partito molto forte. Chambers adesso in moto, e Chambers che allunga su Greene, Chambers che allunga su Greene, Chambers 9,97, guardando il pubblico,
9.97, complimenti Giorgio per il tempo. Preso il tempo e Dwayne Chambers qui fa un grande salto di qualità. E sai perché è stato un grande? Perché stava cadendo per terra qua, guarda, io vorrei rivedere la partenza. Green è quasi caduto per terra sulla partenza, è partito fuori, ha fatto un salto pazzesco ma ha perso il secondo appoggio, e anche Chambers ha avuto difficoltà, una gara molto soffetta adesso in partenza. Adesso la rivediamo, Chambers è carico come una molla, questa è una gara che lo può davvero lanciare sul piano psicologico. Green è secondo, ringrazia comunque il pubblico. Però anche per lui comunque arrivare secondo vuol dire, così tra virgolette, sarebbe una battuta salvare lo scalpo che non ha, però vuol dire comunque essere sempre protagonista mondiale. Adesso sta dicendo, parlando con Ramon. Ecco, voglio rivedere la partenza perché anche lì Green ha perso il secondo appoggio, adesso lo rivedremo. Ma a me è sembrato Chambers. No, io sono convinto che non so se Chambers, non l'ho visto sulla partenza, ho visto Green. 9.97, vabbè, il tempo è molto buono perché... Certo. È la credo quarta volta che scende sotto i 10 netti quest'anno Chambers. Sì, però poi sono qui e... c'è qui davanti a tutti i più forti. Questo Chambers, telecamere indugiano. Chambers l'anno prossimo e alle Olimpiadi sarà davvero un avversario molto molto duro. Io penso che sembra candidato di essere lui il successore, anche se Green è tutt'altro che morto, poi assolutamente l'anno prossimo, dunque vediamo, guarda Green ha perso tutte e due ha perso tutte e due l'appoggio, tutti e due, però nessuno è partito particolarmente bene, e qui viene, qui è partita la sfida, è il faccia a faccia, più potente in questo momento, è più potente, niente da fare, più potente. Guardate, si gira addirittura verso il pubblico, è terzo, ha perso da Montgomery, quindi vabbè, il podio era quello. Guarda e qui perde l'appoggio, è Green che l'ha perso, però l'appoggio. Sì, Green l'ha perso, lui non è partito benissimo, però poi ha fatto una fase di accelerazione devastante. Qui è il momento dove parte la sfida, praticamente ai 50 metri, e qui la vince veramente con un'azione impressionante, guarda. Tutti e due così, ma lui ha qualcosa di più. In questo momento è più forte, credo, fisicamente proprio. Sì. È più forte fisicamente. E Green per l'anno prossimo, per essere di nuovo il re, dovrà lavorare molto fisicamente, dovrà lavorare molto. Credo che abbia detto it's me, sono io. No, tu sei l'inglese, guarda. Io sai, con le lingue mastico. Ecco, qui è veramente una motocicletta umana. Pazzesco. Guarda. Questa è una scarica di adrenalina, una vittoria di questo tipo impressionante. Guarda, che è quasi indietro. E Green aveva fatto una partenza fantastica. Guarda come sviluppa la velocità. Bellissima anche la velocità. E ne perde poca nel finale di velocità. Guarda, diciamo... Peccato per quell'appoggio sbagliato di Green.